Siamo con la senatrice Valeria Valente, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio. Oggi ricordiamo i 10 anni dalla Convenzione di Istanbul, impegno anche per il presente e per il futuro. Assolutamente sì, anche perché quella convenzione in Italia non è ancora pienamente attuata. Abbiamo lavorato solo fondamentalmente in maniera determinata e convinta su una delle 4P, quella di punire. Ma sulla prevenzione abbiamo ancora tanto, tanto lavoro da fare, anche sulla protezione. No? Il caso di ieri, dell'ennesima donna uccisa a Reggio Emilia, ci racconta molto di quanto ancora lo Stato non riesce a fare fino in fondo la propria parte quando una donna denuncia e chiede aiuto. Questo deve interrogare tutti noi, le nostre coscienze, soprattutto quelle delle istituzioni e della politica, e chiederci di fare un salto di qualità, uno scatto in avanti, altrimenti saremo sempre costretti a piangere il giorno dopo l'ennesima donna ammazzata. Ci dobbiamo chiedere che cosa c'è che non va nel nostro sistema. Io personalmente lo devo fare anche per dovere istituzionale, essendo la presidente di una commissione d'inchiesta che ha esattamente questo compito. E oggi mi sento di dire, in relazione a questo, che quello che non va, che quello che manca è ancora la presa di coscienza corale, collettiva, di cosa sia veramente il fenomeno della violenza maschile contro le donne. Nell'indagine che presenteremo tra un paio di giorni, il 24 in Senato, alla presenza della Casellati e di tutte le ministre competenti, enunciamo esattamente questo. Il 64% di donne che non dice nemmeno ad un'amica di aver subito violenza è un dato allarmante, inquietante, che ci racconta molto di quanto le donne fondamentalmente temano ancora il giudizio e la lettura dei loro comportamenti e non riescono quindi a uscire dal turbine della violenza e da questo tunnel perché non si sentono credute ed accolte. Ecco, rispetto a questo io direi che dobbiamo imparare a credere alle donne, a offrire loro una mano e soprattutto non colpevolizzare più le donne e non giustificare più gli uomini, di dirigere la nostra determinazione nel chiedere agli uomini un'assunzione vera e profonda di responsabilità. Solo così, invertendo un po' il nostro modo di agire, riusciremo finalmente a ottenere risultati sperati.